Ma che cazzo ne sapete voi che giocate le dual di beta? Le fiale qua, le fiale fotocopiate, figa, non mulla, non mulla, arte povera. Arte povera. Ah, si dice molto che Legacy sia un formato da vecchi. Oh, scusami, prego. E invece inizia tutti giovanotti qua senza tappetino come i veri Chad. Comunque siamo 2-0. Non beccato un Maverick, poverino, un po' morto da solo. E poi ho beccato un Jeskai Ragavan e abbiamo fatto una partenza esagerata. Terra Ragavan, Terra Days, finita la partita. Schillato. Una partita, una di queste assieme e poi dedolo. Ne ha fatti tre. Quello fa, lo so. Il mazzo fa quello. Si stanno lamentando di tasse. Qual è il tuo commento a caldo? Se il 730 non viene pagato, il fisco italiano è senza pietà. Mica, poi in Italia c'è pure un buff. Lo so. Sì, sì. Qual è il bilancio dell'azienda? Fa vedere, fa vedere. Fa vedere. Mica, va che. Il signor 24K. Mica, che outfit. Aspetta, devo metterlo bene perché sennò fa. Che outfit, figo. Spettacolare. Ma qua facciamo selezione all'ingresso? Esatto. Sì, Ludoso, selezione. L'abbiamo sempre fatta. Nella discoteca. Esatto. Sempre stato. C'è la lista, infatti, il occhio, tavolo. Io con quella felpa non so se l'avrei fatta. Infatti. Però siamo così inclusivi. Ma perché non c'è la camicia nera oggi? Perché gioco. Incredibile, impossibile. Stai trassando tutti? No, impossibile. Tassatina. Volte 4 mai. Danni. Ma almeno 5. Ah, 5, ok, ok. C'è Martino che non lavora. Ma non è che io qua, sono adesso in spesa. Guarda, è tutto vuoto, non c'è niente. È perché sono stato bravissimo. Ah, è vero. Ha venduto tutto. Ma sono stato bravissimo. Pazzesco, ho fatto 5-0, pazzesco. Adesso andiamo a vedere i judge che giocano. Figa, cos'è? Ma cos'è sto set sbagliato? Quello è per l'ultimo del team. Ah, è per l'ultimo del team. Questo è il premio del team. Però l'ho carriato io come al solito. Cioè, incredibile. Tirate fuori il tappetino. Mi hanno rubato il premio del team. Ho sbagliato a contare questo. Mi spiace. Non so più contare. Andiamo nello stanzone, va. Ah, andiamo a vedere un po' di nuove leve. Bello negozietto, eh? Bene vestiti. Sembra un po' quelle librerie, no? Un po' hipster. Con le tavole da gioco, i divanetti. È bello il simbolino di Dojo lì. Vi porto dai divanetti. Ci sono i divanetti. Gli scacchi, le sedie un po' antiquariato. Bello vero, bello bello vero. Mi fai un regalo? Sì, ti faccio vedere la versione qua in... Aspetta. Manca solo il baretto. Là, che bello così. Adesso stile locale parigino. Esatto. Due vinelli. Dov'è il burlesque? Dov'è il burlesque? Dov'è il burlesque? Bello così, oh. Mica, guardate la sera che bello, con le luci spente. Il Blue Dojo Shop. Ma che belli. Bene, con la maglia del Blue Dojo, facciamo il dovuto report di fine torneo. Sono contento di essere venuto a Cremona, fino a Cremona a giocare, perché non mi aspettavo un negozio davvero davvero bello. E ho avuto modo, oltre di conoscere i soliti giocatori di Legacy, perché era un torneo full proxy. Tra l'altro erano solo tipo due o tre che giocavamo con le proxy, di cui uno mi faceva straridere perché aveva tutto il mazzo foil,
bene, prestato, quello che volete, ma aveva solo i bolt proxati, era favoloso. Ed è stato figo, figo, figo. Vabbè, io ho giocato con le carte che avevo e abbiamo fatto 5-0. Secondo me anche perché quando mi dicono le cose, tendenzialmente ascolto e le faccio. Oggi tra l'altro c'era pure un ragazzo che mi hanno detto che è quello che ha inventato Miracles. Una testa incredibile, gigante. Infatti anche lui, guardandomi giocare, mi ha dato due dritte su delle carte che conosce lui, tipo Days, queste robe qua, e su come giocarle un po' meglio, e wow. E fa la differenza. Vi assicuro che tante piccole cose in sto formato che è Legacy fanno la differenza. Bene, primo turno ho beccato un buon Maverick, che tra l'altro G1 ha tenuto una mano un po' così, che sembrava quasi GV Devs. Poi ho scoperto che era Maverick perché aveva anche questi in Beast e sarebbe qua. E alla fine credo che i mazzi siano molto molto simili, che è l'unica cosa che Maverick non ha Devs. E infatti ho sedato un po' male, però G2, vabbè. Il punto è questo, cioè, se parti tu e fai terra raga vanno coperto da Days, è praticamente uno snowball infinito. La partita diventa solo uno snowball. Non dico che vinci lì la partita perché non è vero, però più o meno. Poi, secondo turno, abbiamo beccato Jeskai con Ragavan, la nuova versione di Jeskai, senza le saghe, senza Standstill, ma diciamo midrange, no? Che gioca sia Ragavan, Darcy, Murktide, ma gioca anche Teferino, Narset e le rimozioni bianche che sono più forti. Detto ciò, mazzo anche lì molto forte. Il game che sono partito da Terra Ragavan coperto da Days è stato un free game. Ho fatto probabilmente un errore in G3, dove ho, secondo me, in G2 dove ho perso, dove secondo me dovevo prima fecciare prima di fare una ponder, perché sapevo già che le carte in cima erano brutte e probabilmente la giocata corretta era quella, al posto di vedere le tre carte e sciaffolarle perché sapevo già che erano brutte. E vabbè, però abbiamo vinto 2-1 e quindi eravamo 2-0. Sul terzo turno abbiamo beccato BG Deaths, Golgari Deaths, che mi dicono tutti che è un matchup brutto per Delver, però io anche online li ho beccati spesso e non ci ho mai perso. È un matchup in cui non ci ho mai perso e sicuramente dalla prossima volta ci perderò sempre. È sempre sul fatto a chi ne ha uno in più, però tendenzialmente partendo noi già di una race comunque lui lo mette un po' in difficoltà. G1 avevo una mano nuts, ma non per Ragavan Days, ma perché ho fatto tripla vasta. Ne avevo una in mano e poi ho fatto ponder, ne ho viste altre due e l'ho vastato e basta. Dopodiché G2 abbiamo avuto una Brazen Borrower decisiva, abbiamo portato una lista senza Delver, che a mio parere probabilmente è il pezzo più brutto del mazzo e secondo me Brazen Borrower è veramente superiore. Inoltre lo ritengo superiore anche perché a me sembra una cosa senza senso giocare il G1 nel mirror di Delver, il mirror di Z tempo, senza avere risposte a Murktide, se non un Murktide dalla tua parte più grosso. Ma che gioco è? Secondo me Bouncino è sempre forte. Poi tra l'altro riesce a gestire tutti i merdoni che ci fanno alcuni mazzi, tipo il mazzo con Bloodmoon, il mazzo con Fiale, quindi secondo me ci sta di brutto. E poi niente, BG Devs, G2, minchia, non partiamo noi, parte lui, proprio facciamo con un Ragavan a una certa da Shadow, riusciamo a rubargli un Dark Confident, e da lì in poi la partita è discesa, io pescavo due, e da lì non poteva più vincere. Però tra l'altro con questo BG Devs, G1 ho tenuto la mano, partendo io a 4, con Ragavan, Terra, Days e Bolt, credo. No, e Expressive Iteration, ho detto, oh, la tengo, se riesco a fare le cose, riesco a fare le terre, magari posso anche vincerla. E non vi dico che ha vinto Free, il mio Oppo, però a una certa, boh, non dico che stavo vincendo, però minchia, quella partenza lì, anche quando Maliga 4 è forte, quel game chiaramente l'ho perso. G2 e G3 molto molto bene. Quella G2 è quella che dovevo fatto tripla vasta, G3 dove con Ragavan io ho rubato Dark Confident. Poi quarto turno abbiamo beccato Grixis Control con Turach e lì ho fatto un errore in G1 di valutazione, perché lui mi fa turno 2 Turach, non avevo Days, allora gli faccio Force
Peach Brainstorm, e lui fa Force, Peach Brainstorm. E lì mi volevo mettere un po' a piangere perché ho fatto meno 4, lui ha fatto 3x4. E non avevo visto ancora il blu, ma potevo snasarlo. E non so ancora adesso se era, il counter era giusto o no, se prenderlo nei denti o no. Secondo me no, però probabilmente era giusto. Boh, ditemi anche la vostra. E G2 abbiamo una mano con molte darsi e facendogli tanta race riusciamo a chiuderla di bolt. E l'ultimo turno abbiamo beccato tasse perfect sul perfect, che è il ragazzo con di arte povera, grande numero uno. E lui, niente, G1 mi ha tenuto la mano con doppia Caracas, qualche rimozione, ed era una mano forse un po' grida. Giocava tasse a 60 carte, non a 80, forse con la 80 adesso un po' meglio contro Delver. E niente, ha fatto Caracas go, io faccio svasta, rimbalza Ragavan, rifaccio Ragavan, lui fa un'altra Caracas e da lì facciamo 5-6 turni dove ci guardiamo un po' in faccia. Lui fa i porti, io faccio le terre, eccetera. Continuo a ripetere che secondo me il game, il matchup da tasse per Delver non è bellissimo. Un po' side, dipende dalle versioni, forse migliora o peggiora dipendentemente dalle scelte che si fanno sia dal mio lato che dal suo lato. Una carta che ho trovato molto molto forte è stato Meltdown. Una carta molto forte è stato Abrade. E forse lui in G2 ha un po' griddato con la sua Stoneforger prendere Kaldra Complete. Io avrei preso la spada personalmente. E niente, raga, torneo finisce così, 5-0, minchia, incredibile, immeritato. E niente, la scimmia non perdona. Spero che vi sia piaciuto comunque il poco vlog che ho fatto, perché cazzo, quando a volte mi dimentico e sono partito con l'intento di vloggare, ma poi mi dimenticavo. Facevo un po' caldo, una certa. Oggi, tra l'altro, oggi faceva caldissimo. Era autunno, ma faceva caldissimo. Bene, poi adesso, settimana prossima, uscirà il vlog del torneo del giocatore, della tappa del giocatore medio che ho fatto al Multiverse, casa mia. E niente, spero che vi piaccia questa rubrica. Ciao!